Lo spettacolo di questa sera è un aperitivo, come detto, è il secondo di una serie, è il motivo per cui trovate quella, quel breve riassunto di dove eravamo. Io adesso cerco un po' di darvi un personaggio, datemi un istante. E Massimo Travaglio è... Massimo Travaglio è un po' tutto quello che per un motivo o per un altro io non sono stato. Sono nato e cresciuto alla Magliana. Mio padre era un poliziotto e facendo il poliziotto è morto. Io sono un commissario di polizia e sono morto anch'io. L'eco del mio primo caso ancora riecheggiavano dalle colonne e dalle pagine del francotiratore, il giornale locale, alle stradine di quel buco di paese in cui ero caduto. Un altro omicidio mi attendeva, un omicidio orribile come tutti gli omicidi, ma questo ancora di più. Quello che avevo davanti era un cadavere, il cadavere di una donna, con una freccia, un dardo corto, che gli spuntava dal seno sinistro. È ucciso tu, vero? Sei stato tu, maledetto zotico. Senti, scricciolo, datti una calmata, ti schiaccio! E non lo faccio per dubitarne! Un nuovo mito. Cosa pensi di farla franca? Questa volta l'abbiamo capito che sei tu. Ci metteranno poco a metterti dentro. E poi, Alberto, chi ti ha detto che debba esserci un collegamento? Certo, è solo una coincidenza, giusto? Ma cos'hai? Dobbiamo smetterla di comportarci così. È ora che facciamo qualcosa. È ora che ti dà una calmata, tutto qui. E che fai silenzio? Il commissario non è interessato alle nostre beghe personali. Alberto, io no. Io amo Carla. Carla? Quella stronza di una fiolaia? Ma è una donna. E io l'amo. Scusami, Alberto. Per il momento c'è spazio solo per lei nel mio cuore. Questa parte per venuta a me. Sì, Alberto. Vabbè, nessuno è perfetto. No. Mentre mi arrampicavo in cima a una scala alla ricerca di qualche vecchio caso che mi potesse aprire gli occhi,
trovai una cartella. Il nome sopra mi fece capire che era l'ultimo caso su cui stava lavorando il mio predecessore. Il commissario Gincozzi stava indagando su alcuni casi. Il commissario Gincozzi è morto. Io le consiglio di non perdere tempo da lui, di non prendere tempo da lui. Sta minacciando, sindaco? No. Massimo, ti sto solo avvertendo. Non sempre si può pretendere giustizia. Tornai in centrale. Risposte non ne avevo avute. Speravo almeno di trovare qualche informazione nuova. Signore, grazie per l'attenzione. Come Vania poteva essere arrivata al Carpio per impiccarsi? Non c'era una sedia al centro della stanza, non c'era uno sgabello, non c'era nulla. Vania non si era suicidata, era stata uccisa, probabilmente era stata strangolata e poi messa via bella posta. Nessuno ovviamente è arrivato alla soluzione, questo ve lo dico subito. Però io voglio fare veramente i complimenti a te, perché hai dato una soluzione bella. Non importa che non sia giusta, è bella. Per questo faccio uno strappo alla regola e ti do comunque il diploma da detective come se avessi risolto il problema. Praticamente tra un mese porteremo un testo nuovo, sempre in con la formula dell'avvio di un diritto, sarà il seguito di questo. Quindi il caso successivo. Se volete tornare, sarei libero. Okay.